Torniamo all'immagine della coppia fusionale, quelli tutti accozzati. Quelli tutti accozzati, cosa dicono? Identificano l'amore con questa fusione. Quindi, cosa accade quel giorno che invece proprio ci scappa di litigare? La nostra storia d'amore non ha più senso. È finita. È finita. C'è una difficoltà. E allora, no, non si è giusto più niente. Perché ora vanno così, fusi, accozzati, altrimenti non è amore. E molte coppie oggi fanno questo errore. Credono che la loro storia sia finita, o non ci vogliono più investire, perché hanno identificato una serie di messaggi sociali, personali, familiari, talvolta anche ecclesiali, che l'amore è quella roba lì, sempre insieme, romantici, affiatati, sempre, ripeto, vi auguro che ci sia anche questo nella vostra idea di coppia, se non ci fosse, guai, ma non ci si può, cioè non potete farlo 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, per 12 mesi all'anno, per... Non funzionano così gli esseri umani, ok? Quindi è normale che ci possano essere momenti più di slancio, se di slancio non ci sono mai, qualche domanda la devo fare, ma è normale che non si può, un motore di una macchina non può sempre girare al top dei giri, ok? Non può sempre essere al top dei giri, deve provare tutte le marce, ok? Allora, questa è un'altra cosa, che una coppia forte riesce a metabolizzare il momento del contrasto, della differenza di opinioni, del conflitto, della diversità in cui siamo io e quel noi è un po'... senza dare per scontato che questa cosa significa, ecco, lo sapevo, non è la vera amore, non eri tu la persona giusta per me. Mi ero illuso che tu lo fossi perché sembravamo così fusi. Cioè forse no, fusi. E poi che è successo? No, guarda, abbiamo litigato. Se abbiamo litigato vuol dire che non ci volevamo bene. Piano. Parla. Non è così automatico, è un po' ingenuo, capite? Questo meccanismo. Dovuto al fatto che appunto identifico lo star bene in coppia soltanto con quel momento. E quindi è chiaro che al minimo conflitto, contrasto, credo che tutto sia finito, perché no, non sarà più come prima, non si aggiusterà più niente, non è possibile, non tornerà mai più. Certo, sarà una cosa diversa, sarà una cosa nuova che non avete ancora sperimentato. Non è detto che sia una cosa brutta. Non lo sapete ancora cosa sarà, dovete costruirlo. Ok, e questa è l'altra cosa.